La scalata della Lodigiani è allo step Serie B. I biancorossi di Massimo Bocci si preparano al primo campionato nazionale con questi colori sotto la guida di Armando Corsi, autore, assieme a gran parte dei giocatori rimasti, del triplete dello scorso anno. Aspettiamo indubbiamente di poter partecipare a questa manifestazione nazionale per la prima volta nella storia della società in maniera molto tranquilla, in maniera molto professionale. Lodigiani è sinonimo di vittoria, come insegnatoci nelle ultime tre annate. Ma quest'anno, per la prima volta, la squadra del Turin non è la favorita del girone. No, non siamo sicuramente una delle squadre gettonate alla vittoria finale, però anche quest'anno, secondo me, chi incontrerà Lodigiani saprà che comunque non sarà facile. Il lavoro sul mercato è stato fatto di conferme, in particolar modo quelle di Moreira e Andrea Rubei. Il classe 66 si riaffaccia ad un campionato nazionale dopo l'annata in C1. Si potrà di nuovo contare su Roberto Fratini, che ha recuperato dal grave infortunio al ginocchio. L'ambizione di poter continuare la scalata nel calcio a 5 di questo gruppo rimane. Sappiamo che il Foligno sta facendo un'ottima squadra. A mio avviso il Toro in alto con Paolo Forte è una delle candidate, come dicevo prima, alla vittoria finale. Se è vero che non ci sono i favori del pronostico, è altrettanto vero che solo il campo, alla fine, darà i suoi giudizi.